Ha 40 anni, ma a vederlo non si direbbe. Il viso è quasi senza rughe e il sorriso è quello di un bambino un po' cresciuto che ama la vita. Eppure questa vita a Gianluca Verdecchia non ha regalato molto. Ha grossi problemi di obesità e una flebite alle gambe che non gli permette nemmeno di camminare in estate. Faceva il muratore ed il camionista, ma da quando il suo peso ha assunto connotati clinici e le sue gambe sono coperte da piaghe, la situazione è diventata davvero insostenibile. Ha perso ogni possibilità di lavorare e senza stipendio si è ritrovato per strada con un unico punto d'appoggio, la Caritas. Ma a San Benedetto non ci sono dormitori e così Gianluca si corica dove può, almeno adesso, finché fa caldo. Ci dicevi che tu dormi dove capita, non hai un letto, non hai una casa? No, alla stazione o case abbandonate, così, di fortuna. Perché non hai soldi ovviamente per affittare una casa o per comprartene una. Esatto, sì. Non hai soldi perché non riesci a lavorare. Esatto, sì, non riesco a lavorare e non ho i soldi per poter pagare l'affitto. E più anche se avessi soldi, però non è, la gente non è che ti affitta, se non già una busta paga qualcosa, non è che ti affitta l'appartamento. Così. Insomma, per Gianluca l'unica possibilità, non avendo più i genitori, è quella di un aiuto da parte delle istituzioni. Sì, andai il 6 marzo dal sindaco e mi aveva promesso sta casa parcheggio. Invece non è stato possibile, non lo so. Una storia di povertà e solitudine, quella di Gianluca, che però riesce comunque a sorridere, anche quando il destino si fa beffe di lui. Perché aveva un unico bene Gianluca, il suo scarno guardaroba. Alla Caritas l'hanno trovato e buttato perché logoro, senza sapere che gli apparteneva. E ora è rimasto con un paio di zoccoli, qualche pantaloncino e una maglietta. Oltre alla promessa del direttore della Caritas di ricomprargli tutto e subito, perché lì, dice, almeno mi vogliono bene.